un calendario che sarà come una montagna, inizio discretamente impegnativo, poi l'ascesa verso le gare più complesse, quindi la discesa verso l'arrivo. Si può riassumere così il cammino del Pescara, stando a quei ragionamenti che si fanno sulla carta, pronti a essere chissà anche smentiti dal campo. Ma se le principali antagoniste per la vittoria del campionato sono le retrocesse Virtus Entella e Reggiana e un Modena che sta facendo un mercato importante, queste squadre il Delfino le affronterà proprio a metà del girone di andata e ritorno. In particolare si parte dalla settima giornata con Pescara Reggiana 3 ottobre e 10 febbraio, poi Virtus Entella all'ottava, Modena alla decima in un doppio match casalingo preceduto da quello con la Fermana, quindi Cesena e il derby col Teramo. Poi la conclusione del girone con un trittico di Toscane, poker in caso di presenza della Pistoiese, e chiusura con Limolese. L'inizio non sarà da sottovalutare, il Matelica degli abruzzesi d'adozione, Colavitto e Micciola, è reduce da una splendida stagione e cerca conferme pur avendo perso alcuni elementi importanti. E anche la prima trasferta a Carrara farà affrontare al Pescara una squadra che in questi anni è sempre partita con importanti ambizioni, ha avuto nomi altisonanti, ma senza compiere il salto di qualità. In panchina l'ex azzurro e bomber dell'Udinese Totò Di Natale. Sul calendario il tecnico del Pescara Gaetano Auteri non si scompone più di tanto. È molto difficile fare pronostici perché insomma poi una squadra vale l'altra, non c'è, io ho sempre pensato quello, non c'è partita in casa, partita fuori, avversario più difficile, più facile. Prima o poi bisogna incontrarle tutte, sarò ovvio, ma è così veramente. Poi magari più avanti si determinano alcuni valori, allora uno può dire delle cose in più, ma in questo momento prendiamo atto di come è uscito questo calendario e mano a mano affronteremo tutti. Stagione ufficiale che partirà sabato 21 agosto con il match di Coppa Italia all'Adriatico contro l'Olbia. La vincente sfiderà il 15 settembre la vincente di Grosseto Campobasso. Sul fronte mercato la giornata odierna può essere importante per la vicenda portiere. Si continuerà a lavorare per riportare in bianco-azzurro Mirko Pigliacelli, che però ieri a sorpresa è tornato titolare nel match di campionato vinto dal Craiova sul Volontari, dopo che nelle due gare precedenti gli era stato preferito il neoarrivo Lazar. Si lavora sull'ipotesi del titolo definitivo o del prestito con obbligo di riscatto, ma resta una trattativa non semplice, con un Pescara pronto a virare verso altri profili, alcuni sotto contratto, altri svincolati come Jacobucci e Di Gennaro. Intanto si sfoltisce il reparto offensivo, sono in partenza Gennaro Borrelli e Nicolas Belloni. Borrelli va in prestito al Monopoli nel girone C e spera di proseguire quel percorso di crescita avviato lo scorso anno con la maglia della Juve Stabia. L'argentino sarà invece avversario dei biancazzurri poiché va in prestito al Limolese di Gaetano Fontana. Prima esperienza lontano da Pescara da quando è arrivato in Italia. Resta aperta la pista Foggia per Andrea Di Grazia. In entrata torna immancabile come ogni estate l'accostamento a Federico Melchiorri, in uscita dal Perugia, giocatore capace di interpretare il ruolo di centravanti ma anche di esterno. Nei prossimi giorni si capirà se la trattativa può entrare nel vivo.